Il mio nome è Michael Jordan e gioco per i Chicago Bulls. Georgetown avanti di uno. Gira la palla a North Carolina. Black per Jordan. Il tiro. Michael Jordan! Se dovessi segnare l'inizio della mia ascesa, dovrei partire dai tempi del college. Il canestro decisivo del 1982, quando non sapevo cosa stessi facendo. North Carolina è campione NCAA 1982. In quel momento si è svegliata una persona che dormiva in me. Un competitore teso ad essere il migliore. Quel tiro ha acceso un fuoco dentro di me. Nulla poteva più fermarmi. Jordan si mangia il campo. That he is one of the greatest players ever is indisputable. Here's a kaboom. Michael Air Jordan. All'inizio è stato fantastico. Chi non vorrebbe fare degli spot e vedere la propria faccia dappertutto? Sono un campagnolo del North Carolina. Essere sempre in TV era grandioso. Nobody in the world can cover my main man, Michael Jordan. Nobody. Michael Jordan! Michael Jordan! Ma chi vi aspettavate? È una di quelle strane situazioni che ha a che fare con il tempismo e la personalità. Non so perché le cose continuino ad andare così. Lo schema era palla a Michael e tutti fuori dai piedi. Lasciatelo entrare. Tutti vogliono essere ricordati come vincitori e l'unica maniera di essere ricordati a questo mondo è vincere. You ever seen Michael Jordan? Just in those commercials. Think mom were like me in these? Maybe. Maybe you'll see him do one of those 360 dunks. C'erano molte critiche perché si diceva che io segnavo molto ma la squadra non vinceva. E questo mi ha trasformato in leader della squadra per arrivare a vincere. È per questo che si vive, affrontare Michael Jordan in finale. I Bulls spazzano via i Lakers e per la prima volta sono campioni NBA. Andiamo a Disneyland. Stavo arrivando dove volevo essere. C'era voluto un po', 8 anni. Ma poi era solo questione di rimanere in cima. Cioè, il mio obiettivo. Dopo 25 anni, i grandi tifosi di Chicago hanno finalmente una grande squadra. I Chicago Bulls, campioni del mondo, 1991. Come parte della squadra, della società e della città, da 7 anni, è una gioia dire che siamo campioni del mondo. Grazie. È come essere in cima alla montagna. E quando sei in cima, vuoi difendere il titolo. La scorsa stagione abbiamo giocato superando qualsiasi ostacolo che ci si parasse davanti.
Nei primi anni NBA, quando affrontavamo i Celtics, loro sapevano che ci avrebbero battuto indipendentemente dal nostro inizio di partita. Sapevano che noi avremmo avuto un calo e loro avrebbero rimontato e vinto. McHale e Bird provocavano più di chiunque altro, ma sapevano che alla fine avrebbero vinto. Io penso che avevamo la stessa attitudine. Jordan e Stacey Ogmon si parlano. Le provocazioni sono un gioco. Servono a mandare gli altri fuori di testa. Stanno parlando a Michael, fantastico! Quando ti segna in faccia te lo fa notare. Jordan e Starks si parlano. Trasformano la partita in uno contro uno con me, che li distrae dal gioco di squadra. Quando giochi contro Michael Jordan devi reggerlo fisicamente e mentalmente, ti tormenta in continuazione. Io so provocare, gli altri faticano a giocare mentre gli parlo. Sta cercando di farlo arrabbiare, di avere un vantaggio, vuole indurre Starks a reagire. Noi parleremo più degli altri e alle parole seguiranno i fatti. Jordan si rivolge a Mutombo. Gli ho detto che avrei tirato a occhi chiusi. E lui diceva, non lo farai mai, senza sapere che ci avevo già provato prima. Mutombo, ragazzo mio, questo era per te. Come hai visto, posso segnare anche a occhi chiusi. Gli ho detto, benvenuto nell'NBA e via. Sono rimasto scioccato. Credevo fosse uno scherzo. E gli ho detto, ma sei serio? E lui ha detto, sì, mi ritiro oggi. E io, sì, va bene, e per quale motivo? A causa del virus HIV che ho contratto, lascio i Lakers a partire da oggi. Dopo i primi 3-4 anni tempestosi, il nostro rapporto si stava consolidando. Voglio solo dire che il basket mi mancherà. Non ho avuto realmente l'opportunità di giocare contro di lui quanto volevo. Era il mio stimolo. Magic era qui, lui e Larry Bird. E per arrivare qui dovevo batterli. E mi sono sentito derubato. Lasciava proprio quando avevo più bisogno di lui. Prima dell'annuncio ho chiamato Larry, Michael, Isaiah e i miei amici. Non so cosa dire. Ti voglio bene, sono con te e voglio seguire le tue orme. Dimmi cosa dovrei fare. Non importa chi sei o cosa fai. L'AIDS è un problema di tutti. Magic ci ha dato una grande responsabilità. Non deludiamolo e facciamo qualcosa. Now that Magic's retired, you're kind of the ambassador of the NBA now. Is there a lot of pressure on you these days? Bisogna sempre sapere che può succederti di tutto. Può arrivare il momento in cui devi rivelare qualcosa di importante in una conferenza stampa. Back here at home, everybody's buzzing about the soon-to-be-released book on the Bulls, The Jordan Rule. The book, Jordan Rules, will be released soon, and some of its passages have already created a stir. A forthcoming book on the championship season of last year portrays a selfish Jordan who told his teammates not to pass the ball into center Bill Cartwright late in the game. Tutti leggono i giornali, ma qualcuno ha detto di non credere mai a quello che c'è scritto. Jordan was kind of a tough guy with some of his teammates. Jordan denies the book's accounts. Se devo essere scalzato dal piedistallo, vorrei aver fatto qualcosa per meritarmelo, non per le idee di qualcuno o delle cose mai dette. Quando i giocatori divulgano informazioni sensibili alla stampa, lo spogliatoio si divide. Sarà una strada accidentata quella dei Bulls verso la riconferma. Non abbiamo mai parlato di queste cose. Noi sapevamo la verità indipendentemente dal libro. Se non altro, tutto questo ci ha reso più coesi, determinati a mantenere quello che succede tra queste 12 o 15 persone. Tra di noi il legame è divenuto più forte e ci siamo concentrati ancora di più sul basket. Michael, tongue is out, spin move, nice pass inside, Michael.
Michael. Cross court for Duke. Michael and a bullet pass. Cut the Bulls again. Michael. Bounce pass. Yes, he dropped it back. He dropped it back to Scotty. That's the nail, baby. That's the nail. Michael al momento decisivo ha preso in mano la partita totalmente. Abbiamo accettato la sfida e dimostrato la maturità di questa squadra. Ma per Michael Jordan è cambiata la complessità della vita. Ho lavorato così tanto per arrivare a essere uno dei migliori. E ora ogni cosa che faccio è sotto le luci della ribalta. Ora sono diventato un bersaglio. We've all heard about the rewards of being you. How hard is it to be you? Into Michael, running one hand. Oh, yes! You in a zone, Michael, and were you just really feeling it? Jordan, a lot of fakes and the scoop shot for two. What a play. Turn toward me a little bit more, just like that. Thank you. Put the ball under your right foot, please. Once again, he's the man. Michael Jordan today named Sports Illustrated's Man of the Year. And SI celebrated their selection with a special hologram cover. You can have Michael's head rotating on your coffee table. It's amazing. Ogni volta che vieni elogiato è bellissimo. Nei primi 5-6 anni quei commenti mi facevano piacere. Ma a questo punto della mia carriera e della mia vita, se tutti vedendomi non dicessero neppure una parola, non sarei per nulla scontento. The Chicago Bulls win their 13esima vittoria consecutiva per i Bulls. 36-5, il miglior record di sempre a metà stagione. I caldissimi Bulls possono diventare più vincenti di sempre. Ora tutti guardano al record di vittorie in stagione regolare, 69 per i Lakers di 20 anni fa. Sostanzialmente ci dicevamo, continuiamo a vincere e vediamo cosa succede. Se arriviamo a 70, bene, ci lascerete in pace almeno fino alla prossima stagione. Vista la pressione mediatica, era difficile pensare a qualcosa che non fossero queste 70 vittorie. Per i Bulls è l'ultima lunga trasferta della stagione. Al loro ritorno sapremo se possono davvero battere il record dei Lakers. Gli Spurs interrompono la serie vincente di Chicago. Vincono i Rockets, seconda sconfitta consecutiva in Texas per Chicago. I Bulls stanno calando, le speranze di vincerne 70 cominciano a diminuire. The Chicago Bulls locking up in a game to remember with the Utah Jazz. Tight one all the way. La palla per Jordan, il suo tiro, ma sbaglia, si va ancora all'overtime. Through one overtime, then two. 6. 5, 4, Jordan, 2 secondi, sbaglia, un altro overtime, il terzo e un altro errore di Jordan. A centrocampo, 3 secondi, Jeff contro Michael Jordan, fallo di Michael Jordan. Ho perso la testa. Tecnico per Jordan e quindi espulsione, Michael Jordan espulso. Ero furente. Nello spogliatoio ho dato calci alle sedie, spaccato la lavagna. Era la prima volta che perdevo la testa in partita. Well, it seems Michael Jordan isn't perfect after all. The NBA's marquee name was suspended for tonight's game and fined $5,000 by the league. Jordan didn't appeal the penalties and left saying he'll see you in Orlando on All-Star Weekend. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the 42nd annual NBA All-Star Game. There has been plenty.
C'è stata parecchia magia qui a Orlando, la magia di Magic Johnson. Dopo il ritiro di 3 mesi fa, i tifosi lo hanno votato guardia titolare per la Western Conference. Lo rispetto tantissimo. Sono felice di passare altro tempo con lui. Questo è il suo momento per rientrare e brillare. Io starò dietro le quinte e lascerò lui davanti alle telecamere. Volevo che ritrovasse la gioia di giocare, di essere uno di noi. È stato perfetto. Come se Dio avesse detto: ok, sei stato punito abbastanza. Adesso per te c'è qualcosa di positivo. Una cosa che mi ha dato energia. Dopo l'All-Star Game, era ovvio che non avremmo vinto 70 partite e le cose tornarono più o meno normali. Ma per me non era così facile. Well, it appears to err is human, even when that human in question is Michael Jordan. The NBA has investigated reports concerning Jordan's alleged gambling on golf. A nessuno piace essere messo all'improvviso in cattiva luce. Dicevano: guarda, guarda, sembrava perfetto, invece ha commesso un errore. Nessuno è perfetto, neppure Michael Jordan. E la lezione che si può trarre da questa situazione è che bisogna accettare i propri errori e andare avanti. È stato un anno molto difficile nella mia carriera. Ma come riesco ad accettare le cose buone, posso affrontare quelle cattive e andare avanti. The conclusion of that investigation, the league will take no disciplinary action against Michael Jordan. He met with Commissioner David Stern and several other league officials, and following the meeting in New York, Mike and company laced him up and met the New York Knicks at the Garden. Se ho problemi fuori dal campo, trovo lì dentro la soluzione. È come se il campo fosse il mio psicologo. Senza di lui non saprei come fare. Michael Jordan al suo meglio. Pochissimi su questo pianeta possono fare una cosa del genere. Jordan, sospeso in aria, fantastico, mozzafiato. Ridicolo, troppo bravo. Io spero che Chicago sappia cosa ha la possibilità di vedere ogni sera. Fenomenale. Sei titoli consecutivi di capocannoniere, 3 MVP, sei lo standard dell'eccellenza cestistica. La stagione regolare si è chiusa con i Bulls davanti a tutti, pronti a difendere il titolo. Ne ho parlato con Michael Jordan. Vieni qui, così puoi portare la telecamera. Per poco ce la facevi. Ho grandi mani, non credi che lancio a 65 yard? Non ci credo, fammi vedere. Comincia a camminare. Misurato, devi lanciarlo là. Pronto, George? Facile. Proprio qui. E col polso dolorante. Dovresti vedere le nostre partite. Io correvo e lui bloccava. George è in mezzo ai cespugli, così, su una gamba sola.
che dice: non dovevi colpirmi così forte. Mi ha messo KO e mi sono arrabbiato con Fred perché non aveva bloccato bene. Non lo so. Si è arrabbiato tantissimo con Fred. In un libro che ho letto su te, c'è scritto che quando giocavi a baseball, nella Lega dei Bambini, 3 volte hai eliminato tutti i battitori. Vero. Non so come l'abbiano saputo. Avranno chiesto a mio padre. È una mezza bugia, ma ormai è nel libro. E fa testo. Mi piace stare in mezzo alla gente, anche se ora devo anche badare alla mia privacy. Ma cerco ugualmente di essere me stesso il più possibile. Si trasferirà? A noi questo non piace. No, non mi trasferirò per un bel po' di tempo. E quando lo farai, io verrò a stare vicino a te. Anch'io, e tu? Al Chicago Stadium comincia per i Bulls la difesa del titolo. È il momento clou della stagione, i playoff. Ok? Benvenuti all'eccitazione dei playoff NBA. È il mio momento preferito. È una gioia esibirmi davanti a milioni di persone e mostrare la mia abilità e creatività atletica. Showtime. Quando la folla è così, te la senti addosso. Beh ragazzo, segnerò in sospensione e non ti schiaccerò in testa. Col sorriso ha detto a Glenn Rice: adesso ti porto a scuola. Sapevamo che avremmo vinto. Era solo una questione di come. Perciò abbiamo un po' giocato con loro. Eravamo più animati a giocherelloni con loro che con qualsiasi altra squadra. Ma quando è stato il momento di metterli a nanna, lo abbiamo fatto. Goes inside. Oh, classic Jordan! Classic Michael Jordan time! The Chicago Bulls. Chicago batte Miami 3-0. Yeah, I was very nervous, which, ero molto nervoso, una cosa rara per me. Dovevo giocare contro uno di un altro pianeta, di cui si era scritto moltissimo e che volevo giudicare di persona. Mi ha proposto di fare Space Jam. Io avevo dei dubbi per i playoff, ma lui ha detto che poteva adattarsi alla mia agenda. Prima o poi ce la farò. Vedrai che entro oggi ce la faccio. Stiamo parlando di uno che ammiro fin da bambino. Quando c'è una telecamera e la sua musica, lui si sente come mi sento io in campo. Il resto non conta. Michael, ma come fai a cascarci? Non so, sembra che tu stia per tirare. Lo so, mani grandi. Avevamo giocato una serie convincente contro Miami. Pensavamo di fare un solo boccone di New York. Li abbiamo trovati diversissimi da quello che ci aspettavamo. Fisici, affamati, aggressivi. Chicago è
Chicago è una squadra fiduciosa, quasi arrogante. Ha passeggiato in stagione regolare al primo turno, ma ora trova resistenza. Ci hanno sorpreso a casa nostra, una cosa molto imbarazzante per noi. Questi fanno sul serio. Se pensavamo di batterli facilmente, ora sappiamo con chi abbiamo a che fare. New York ha vantaggio sotto canestro in termini di potenza. Giocare contro una squadra dura e fisica come New York lascia il segno. Brutto passaggio di Perdue, recupera Wilkins, ma Jordan lo butta fuori campo e recupera la palla. Che intensità di Jordan! Non abbiamo mai avuto veramente il controllo della serie. Loro non si sono mai arresi. La gente pensa che i Bulls, in quanto campioni, spetti tutto di diritto. Ma questo è un gioco per uomini veri. Colpito duro da Anthony, Jordan gli tira il pallone addosso, è davvero arrabbiato. Palla vagante, recupera Jordan, subisce fallo. Ancora i Bulls, Pippen, Starr si distrappa il pallone, è una guerra. Ewing segna e i Knicks continuano a sorprendere, si va alla settima. Abbiamo lottato come cani e gatti e alla fine abbiamo ceduto. Recupererete? Abbiamo un'altra scelta? Potete recuperare? Non abbiamo altra scelta. Qualcuno aveva previsto un cappotto, altri 5 gare, ma nessuno, siamo onesti, una gara 7. Una vittoria di New York oggi sarebbe una delle più grandi sorprese di sempre nella storia NBA. La serie contro New York era una di quelle cose in cui c'è bisogno di un consiglio paterno. Perciò ho chiesto a mio padre se dovevo seguire i miei compagni o guidarli attaccando in prima persona. E come molti padri lui mi ha detto, sii leader, anche se non ti seguono, tu devi guidarli. Ero pronto a fare a botte con loro. Confronto duro, Jordan e Xavier McDaniel non se le mandano a dire. Dovevo rispondere per le rime a quei bulli, per far prendere fiducia a tutti. Una parte del mio ruolo è essere leader. Il consiglio di mio padre un po' ha funzionato stavolta. Jordan, il suo giro, il canestro, i Bulls in vantaggio e la folla è tutta in piedi. I Chicago Bulls vincono questa durissima serie in 7 partite. Piano, con calma. Ho cominciato coi pesi 2 anni e mezzo fa. Squadre come Detroit e New York pensavano che per battere Michael Jordan bisognasse punirlo fisicamente. È diventato molto più forte. Joy è la prima persona che ho incontrato a Chicago. I Bulls non avevano mandato nessuno a prendermi all'aeroporto. Il suo cliente non si era presentato e per $30 mi ha trasportato. Mi porta fin dall'inizio, insomma. Sì, solo che quella volta sembrava un cane bastonato nella mia limousine.
Ora peso 95-96 kg. Un record personale. Sono molto più forte a fine stagione. Non ci allenavamo il giorno della partita. Ora lo facciamo per non far calare il peso. E questo non ha ripercussioni negative sul suo tiro, altrimenti me lo direbbe. E poi è una sua idea. Mi rende aggressivo perché so che in partita nessuno potrà approfittarsi di me. Michael Jordan ha appena smantellato Cleveland. I Chicago Bulls tornano a giocare le finali NBA a un anno di distanza, stavolta contro Portland. Una finale ideale. Una serie che tutti aspettano col fiato sospeso da 2 anni. Portland finalmente avrebbe affrontato Chicago. La nazione e il mondo vogliono vedere Portland-Chicago. Poi è diventato un duello personale. Jordan contro Drexler, Clyde contro Michael. La sfida, ecco per cosa vive Michael, far vedere al mondo e a Clyde, ehi, il migliore sono io. Questo è quello che provo dentro di me, la mia motivazione. E non è per far arrabbiare Clyde se dovesse vedere questa intervista, ma quando comincia la partita ci deve essere una differenza tra noi e vi lascio scegliere in favore di chi. Ero in uno stato di grazia che non so spiegarvi. Segnavo da 3 come fossero tiri liberi. Mi sembrava di tirare in un secchio. Non potevo sbagliare. Sembra dire, non riesco a sbagliare. Dopo un po', guardando i telecronisti, ho fatto un gesto per dire che non sapevo che dire. Andava così e basta. Questa potrebbe essere la miglior prestazione di sempre in una finale NBA. Io sono una persona competitiva. Odio perdere. Competo sempre e comunque. È tutto per me. I Trail Blazers vincono gara 4. La serie è sul 2-2. Quando perdi, sei dimenticato in fretta. E nessuno vuole morire dimenticato. E i campioni in carica sono a 1 vittoria dalla riconferma. Competere. Vincere. È quello per cui vivo. Siamo a gara 6, 3-2 Bulls. Questa è la partita numero 104 della stagione di Chicago. Una strada lunga che potrebbe finire stasera. Michael Jordan è stanco. Mi sentivo un po' stanco e Jackson mi ha messo in panchina e ha detto: vediamo cosa succede col secondo quintetto. In un attimo i ruoli si sono invertiti. Io in panchina a fare il tifo, loro in campo. Volevo solo un'altra occasione perché fino ad allora avevo fatto schifo. Guardavo Phil e gli dicevo: ok, sono pronto adesso, è il momento, rimettimi dentro. Jordan wants to go one-on-one on Drexler, fakes left, dribbles right, hang, shoot, score! We're tied at 87! And Jordan knocked it away, and Jansen! And the ball takes the lead! Superman is back in the building! Superman is back in the building!
finita! Chicago è campione del mondo per la seconda volta consecutiva! Che inizi la festa nella città del vento! Le cose negative che sono state dette e quelle che mi sono accadute non hanno avuto effetto sulla squadra. Siamo sempre rimasti concentrati verso l'obiettivo supremo, vincere il titolo. Abbiamo bissato il successo e stavolta volevamo festeggiare a casa, con Chicago. Ci dicono che stanno per riportare in campo il trofeo. Il Chicago Stadium sta impazzendo. Mai visto Michael così, in piedi sul tavolo. Se Chuck Daly mi fa giocare alle Olimpiadi più di 10 minuti, me ne vado. All'inizio ero contro l'idea di usare i professionisti. Non sapevo se avrei avuto tempo per rilassarmi. In qualche modo è successo e mi sono trovato comunque in squadra. Con tutte queste stelle, chi prenderà l'ultimo tiro? Io. Io. Noi. Chuck Daly mi ha chiesto se volevo essere il terzo capitano con Larry e Magic. Io gli ho risposto di no. Sono il giovane alla corte dei vecchietti. Questa è la loro prima Olimpiade. Io ci sono già stato, ma sono un po' più vecchi di me. Lui e gli altri sono dei mocciosi. E il padrone qui sono io. È una bella responsabilità tenere assieme tutti questi ego. Se ti avvicini troppo a Michael e fallo. Proprio tu parli, che non fai fallo da un anno e mezzo. Mamma mia, non sei mai uscito per falli. Quando mai hai fatto 6 falli? Sono rimasto un po' dietro le quinte, dando agli altri la ribalta. Monte Carlo è stato il massimo. Siamo andati a Monte Carlo per allenarci, ma anche per rilassarci. Il che per me significa una cosa sola. Io sto con il coach, quindi iniziamo noi. Giocare con Rod Thorn, Chuck Daly e gli altri è stato bellissimo. Per distrarli, gli dicevo che se non tifavano per i Bulls non avrebbero mai giocato un buon colpo. Non c'erano i kart, si camminava su e giù dalle colline, il che era faticoso ma ci aiutava a isolarci. Ehi, è fuori dal tee. Io ho giocato malissimo, Mike piuttosto bene. Sono in ritardo. Meno 2 da Rod e pari con Chuck. E meno 2 con PJ. Insomma, sto perdendo. Ragazzi, quando vi levate dai piedi, magari possiamo giocare anche noi un po'. Non sembro Bobby Knight? Dai, andiamo! Una delle ragioni per cui sono venuto era vedere se tutti avrebbero trattato gli allenamenti come le partite. Per questo ogni sessione è stata veramente intensa. Quando una squadra vinceva la prima partitella, motivava la seconda per la rivincita. Charles, vi è piaciuta la batosta che vi abbiamo dato? Ma dai, non siete ancora al nostro livello. Ma siete matti, abbiamo dominato il secondo tempo. Diglielo, D.R. Ma dai. C'era sempre un gran parlare, specie con Magic in campo. Per ricordare che è tornato, parla. E da lì nasce tutto. Box
Barkley e Clyde attaccano a parlare. Io e Magic non ci tiriamo indietro. Lui dice che ha 5 titoli. Io che adesso è la mia lega perché lui si è ritirato. E se dovesse rientrare lo tratterei come gli altri. Le partite non potranno mai eguagliare Monte Carlo. Quella è stata la cosa migliore. È stato uno spettacolo superiore a ogni mia previsione. Scorte di polizia ovunque. Elicotteri. E più di 2000 persone che riempivano la strada che portava all'hotel mentre andavamo alla partita. Eravamo il centro dell'attenzione. Tutti volevano vedere il Dream Team, o perlomeno passargli vicino. E noi volevamo dimostrare che la squadra che avevano inviato era in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato. Eravamo 12 Clint Eastwood, con un lavoro da fare. Gentili a stringere mani e fare fotografie prima della palla 2, spietati dopo. Non era questione di vincere, ma di farlo con un certo scarto e dominando. Non c'è tensione o pressione, mi sveglio, gioco a golf, gioco a basket e me la spasso. Vi presento qualcuno dei ragazzi. Hai la testa come una boccia da bowling. Ottima battuta, l'hai inventata tu? No. Niente male davvero. Mi ricordo una notte che siamo stati in piedi fino alle 3 o alle 4, io, Larry e Magic. Abbiamo iniziato a parlare del passato e siamo andati avanti 4 o 5 ore. È stato bellissimo conoscere meglio il loro lato umano. È uno dei motivi per cui ho accettato di far parte della squadra. A volte sogno che lui è me. Voglio essere come Chuck. Cioè, come Mike. Charles è uno dei miei migliori amici nella lega. E molti si chiedono perché. Dai, Charles, andiamo! Ok! In molti hanno parlato dei soliti bulli americani perché eravamo fisici e dominanti. È quello che vogliamo fare contro le altre nazioni. Il nostro orgoglio ci porta a cercare di dominare. Il parziale è 29-0. Questa potrebbe essere la squadra più forte di sempre nella storia dello sport. Siamo in zona medaglie, adesso è questione di finire il lavoro. Che ore sono? 6:30, 7:15? Una cosa del genere, visto che sto bevendo caffè. Deve essere presto. Adesso possiamo andare? Cosa sono tutte queste luci? C'era tantissima pressione su di noi, quella con cui nel nostro lavoro dobbiamo sempre fare i conti. Da dove vieni? Albuquerque. Albuquerque, New Mexico. Sono una tua grande tifosa, come tutti. Un sacco di aspettative, un sacco di incontri. Ieri sera ho toccato il fondo. Sì, eh? Non riuscivo a segnare un tiro. Cosa fai in piedi a quest'ora? È stata una stagione lunghissima, quasi 11 mesi per me. Ero svuotato mentalmente. Ma questa del Dream Team era una cosa che succede una volta nella vita e tutti l'hanno accettata facilmente. Stadio Olimpico. Ti fa pensare a tutti i più grandi atleti di sempre. Ho visto il luogo in cui hanno sentito la pressione, provato la sensazione di entrare in pista. Come Edwin Moses, 122 vittorie consecutive. Bob Beamon, 8:90. Non so se avrei potuto reggere un'atmosfera del genere. Per me è la squadra che conta. E negli sport individuali sei da solo contro il meglio del meglio, tanta pressione addosso. Non tutti possono partecipare alle Olimpiadi. Sono felice di essere uno di loro. Tutti vogliono una medaglia d'oro, ma tutti portano a casa un ricordo prezioso. Questo è qualcosa che i miei figli un giorno potranno apprezzare.
La cosa buona è che ho rappresentato il mio paese con orgoglio. Più 50 per gli Stati Uniti! Non ci sarà mai più così tanto talento nella stessa squadra. Team USA batte la Croazia e conquista, come previsto, la medaglia d'oro. La squadra del 92, con 11 professionisti e un collegiale, non verrà mai duplicata. A rendere speciale il Dream Team è questo, l'irripetibilità. Chi l'ha visto giocare ha visto la storia. Let's see all those Jordan guys. Come on, boys. Ero ansioso di tornare a casa. La famiglia è il mio rifugio. Prima di sposarmi, pubblico e media si prendevano il 95% del mio tempo. Ora è il contrario. Sono loro ad aiutarmi nelle difficoltà. Quando non so con chi parlare, ci sono loro. Pronti ragazzi? Giro pagina. E la frusta di Catwoman si rompe ancora. Che significa rompe? I genitori sono modelli di comportamento migliori di qualsiasi atleta. Quando ero piccolo non avevo un eroe. Il mio eroe era mio padre. Dove stiamo andando? New York! E poi dicono che io sono un modello di comportamento. Tutti hanno dedicato la giornata alla Fondazione Michael Jordan, che cerca di aiutare i ragazzi sfortunati e la gioventù mondiale. Mi piace vedere sorridere i bambini e fare cose che sono portati ad emulare. All'inizio della mia carriera vivevo come gli altri volevano facessi, cercando la purezza assoluta, che però non esiste, come si è visto nel corso di questa stagione. Per me è stato un processo di apprendimento, dal libro sulle scommesse alle vittorie, tutte cose che non cambierei perché mi hanno reso migliore. Vorrei dire che la cerimonia della consegna degli anelli è la celebrazione del titolo, ma per noi è la celebrazione del concetto di squadra. È una celebrazione del giocare insieme. È l'ultima occasione per celebrare la scorsa stagione. L'ultimo pezzetto di gioia, divertimento ed eccitazione. Quando entri in campo, la gente ti mostra rispetto. Rispetto per quello che hai fatto l'anno scorso e stai per fare quest'anno. Ancora una volta vorrei dire grazie, sto entrando nella mia nona stagione. Abbiamo due titoli e si spera possa durare ancora molto. Sono ricordi che restano con te per sempre e ti danno motivazione. Rivincere è la molla che ti fa tornare in campo ogni novembre. Basta il successo per tornare ogni volta in campo. Dovevamo girare a destra dal bouquet. Stai sprecando pellicola, lo giuro. Ehi, guarda la telecamera. Questo è Marcus, saluta. Chi è il tuo giocatore preferito? Sta crescendo, ragazzi, tenetelo d'occhio. Quanti anni ha BJ per te? Fai vedere la tua vecchia manona. Che manone, ragazzi! Mia moglie non è una cuoca nel senso stretto. Non inventa dei piatti, ma riscalda quelli pronti molto bene.
A lei questo piacerà. Papà ti cambia il pannolino ogni sera, no? L'elevazione è solo percezione. Uno. Due. Ehi, quest'uomo sta alzando 25 kg. È come un'oasi nel deserto. Vedi solo quello che vuoi vedere. Stiamo registrando, non potete fare silenzio laggiù? Say bye when you...